Corone di alloro, deposte alla presenza delle autorità cittadine, hanno celebrato oggi la liberazione, una festa dal significato simbolico che vuole ricordare la conclusione della lotta partigiana che 69 anni fa portò l'Italia fuori dal regime nazifascista. La prima tappa nella chiesa di Santa Chiara, dove il sindaco De Magistris ha reso omaggio alla tomba di Salvo d'Acquisto, che con il suo sacrificio eroico salvò la vita a 22 concittadini. Nei giardini di via Cesario Consoli, davanti alla stele commemorativa, il ricordo è andato ai marinai e ai militari italiani fucilati dai tedeschi. Le celebrazioni proseguono al mausoleo di Posillipo per l'omaggio ai caduti, al quale hanno preso parte le massime istituzioni cittadine, e si concludono alla presenza di numerosi napoletani con la cerimonia in piazza Salvo d'Acquisto. È una giornata importantissima per il nostro paese, per la nostra città, la città delle quattro giornate, e poi per ricordare quello che è accaduto tanti anni fa. La memoria è fondamentale per far vivere gli ideali della Costituzione, della libertà, della democrazia e della solidarietà, e che Napoli è stata una città in prima linea e protagonista della liberazione del nostro paese, della nostra città e della nostra Europa.